Sergei è giunto a Isernia nella notte, ospite di una famiglia isernina del centro storico. È ucraino e proviene da una casa famiglia ubicata a ridosso del confine con la Polonia. Sergei ha 11 anni. Con lui la vita non è stata generosa, avendolo già privato di entrambi i genitori. Ora è arrivata la guerra, improvvisa, anacronistica, crudele, ed è stato costretto a fuggire anche dall'unico luogo che riteneva sicuro, l'orfanotrofio. La famiglia che ha scelto di ospitarlo fa parte di una rete di persone che già a metà degli anni 90 accolse bambini e ragazzi in fuga da Chernobyl. La rete, che sembrava dormiente, si è riattivata immediatamente a seguito dei recenti eventi bellici. E così è bastata una chiamata dall'associazione con sede a Nola per far ripartire la macchina della solidarietà. Sergei è giunto a Isernia in buone condizioni fisiche, nonostante un viaggio avventuroso dalla Polonia. Stamattina ha fatto colazione al bar centrale, circondato dall'affetto delle persone che stanno provando a rendere meno traumatico il distacco dalla casa famiglia in Ucraina. Della guerra non sa nulla, sa solo che la sua patria non è più un luogo sicuro per poter vivere. Rimarrà in Italia sino a quando le armi non taceranno. E sono tanti i bambini come Sergei in cerca di accoglienza in una famiglia italiana.